Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati dallo stadio San Nicola di Bari. Io sono Guido La Carra e quest'oggi vi racconterò attraverso le mie immagini la 26esima giornata di Serie C, Girone C ed in particolare la partita fra Bari e Picerno. Dal punto di vista della classifica abbiamo un Bari posizionato a quota 51 punti e secondo in classifica che, vincendo questa partita, potrebbe riacciuffare la regina a 6 punti di distanza. Picerno invece posizionato al 16° posto a quota 26 punti. Mister Vincenzo Vivarini parte con il 4-3-1-2 e schiera in campo Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa, Schiavone, Bianco, Maita, Laribi sulla tre quarti e in attacco Antenucci e Simeri. Dirige l'incontro il signor Alessandro Di Graci della sezione di Como. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere il video e, se volete, anche di iscrivervi al canale. Inizia ora Bari-Picerno. La passa alla Ribi, pallone che finisce in corner. Arriva il cross di Costa in mezzo, la palla finisce fuori. Thank you.
so. Questi primi 31 minuti, un Bari che riesce a gestire la palla nel migliore dei modi e trova due gol. La Ribi, la passa ad Antenucci, tira Antenucci, viene murato, pallone fra le braccia del portiere. Finisce il primo tempo, Bari Picerno 2-0. Per ora decidono le reti di Karim Laribi e di Mirko Antenucci. Laribi mette in mezzo per Simeri che non ci arriva. Peccato, ancora Laribi. Maita. Adesso cambia per Laribi, può mettere il cross, mette il cross e va a finire tra le braccia del portiere. Vediamo qui la
dentro Scavone. Innesto a centrocampo, vediamo un po'.
grandissima vittoria oggi, un Bari semplicemente perfetto, ordinato nel possesso palla, che trova tre reti fondamentali. Ragazzi, il video finisce qui, io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere il video e di iscrivervi al canale. Aspettiamo adesso qualche secondo. Prossimo appuntamento sul canale domenica 1 marzo 2020 in occasione di Bari Avellino. Alla prossima!